Ciao a tutti ragazzi, oggi volevo parlarvi del team builder fatto da Prideone, che è sicuramente un ottimo strumento, almeno per me, per cercare di spiegarvi alcune cose. E nulla, iniziamo subito. Allora, come funziona? Semplicemente, se vogliamo iniziare a capire come funzionano alcuni aspetti del gioco, possiamo utilizzarlo, ma nello specifico questo strumento è stato fatto per calcolare o calcolare, buildare il tuo team in base al Memory of Chaos, che è quella modalità che si resetta ogni 2 settimane e dove abbiamo diversi piani che poi dobbiamo fare a 3 stelle, ma stiamo parlando di end game, ok? Praticamente ogni 2 settimane, e quindi possiamo iniziare a buildare i nostri team basandoci su alcuni fattori. Quindi prendiamo un esempio, qui io metto Zila, come vedete il gioco mi dà, ok, Zila ha questa speed di base, questi valori potrebbero cambiare alla release, ha un tot di costo di energia che non so perché la mette qua, non serve a niente, ma comunque, e fa un tot di azioni per battaglia nel giro di 7 cicli. Perché 7 cicli? Perché in 7 cicli è il massimo in cui dovete clearare un piano di Memory of Chaos per prendere le massime ricompense. Detto, questo è l'unico motivo. Ma comunque 7 cicli è una buona base. Cos'è un ciclo? Un ciclo è un range di action value e ogni ciclo ha, anzi no, il primo ciclo ha un certo range che è più alto di tutti quelli che vengono successivamente. È un discorso abbastanza complicato, sarebbe da fare in sede separata. In ogni caso, sappiate solo che personaggi con abbastanza speed moltiplicano la loro action value più lentamente e quindi ci sono turni in cui riescono ad attaccare più volte in un ciclo, quindi i cicli non sono effettivamente turni, sono se è una cosa totalmente separata, ne parleremo in sede diversa. Ora, se andiamo in Advanced Mode, possiamo chiaramente iniziare a vedere su cosa si basa veramente questo team builder e premetto una cosa, qualsiasi calcolo vedrete in futuro su questo strumento, non prendetelo come valido perché questo è valido se stai attaccando contro un manichino che non fa niente. Nel Memory of Chaos ci sono gli Elite che ti fanno effetti, ti rallentano, ti attaccano, ti ammazzano, oppure tu applichi dei debuff. Tutta un'altra serie di fattori infinita, questa roba non è valida sotto l'aspetto di skill spendere e generazione di skill, però è un'ottima cosa per capire come funziona la speed e per capire come posso funzionare insieme alle nostre unità. Mi piace farvelo vedere ed usarlo sotto quell'aspetto lì. Quindi Zila ha 115 di speed di base ed è così, d'accordo? Significa che nel giro di 7 cicli, che sarebbero 7 turni, potete vederla così, ma non è esatto così, fa 8,6 azioni. Le azioni sono gli attacchi base e le skill, non la ultimate, perché la ultimate viene contata come una cosa totalmente extra, che non ha niente a che fare né con i turni né con le azioni. Ora, ovviamente 8,6 azioni non significa niente, si arrotonda sempre per difetto, è 8 azioni. Quindi abbiamo a disposizione 8 punti da poter investire o su degli attacchi base o sulla skill. Però capite bene che con Zila siamo degli assassin, tendenzialmente contro degli elite, boss, eccetera, vogliamo sempre usare la skill. Però usare la skill cosa significa? Che consumiamo 8 skill point e non generiamo degli skill point. Questo è molto importante da sapere di base. Adesso c'è un piccolo altro dettaglio però. Zila non ha mai 115 di speed. Perché Zila con la sua skill, cosa che terremo sempre up, guadagna il 25% di speed. 25% di 115 è 28, quindi arriviamo a 143. Ora, cosa succede quando Zila ha 143 di speed, ovvero sempre? Che il numero di azioni che fa per battaglia non è più 8,6, ma è 10,7. Di conseguenza, non skilleremo più 8 volte con Zila, skilleremo 10 volte con Zila. Ok? Questo è un ottimo esempio per farvi capire come funziona la speed, prima di tutto. Ho fatto un video anche dedicato per spiegarvelo in modo diverso, tra l'altro. E come vedere il discorso consumare e generare skill point, d'accordo? Prendiamo un altro esempio. Tingyun. È un ottimo esempio, tra l'altro. Allora, Tingyun deve generare, comunque, scusate, deve buffare Zila. Tingyun è un buffer, aumenta l'attacco di Zila, poi fa anche altri effetti, ma comunque concentriamoci sul fatto che buffa. La sua skill buffa Zila per 3 azioni. Ora, quante skill deve fare Tingyun per
per buffare Zila per tutte le sue azioni, chiaramente 4 volte, no? Perché con 3 non ci sta dentro, ne salta una. Quindi Tingyun dovrà buffare 4 volte Zila. Ma ovviamente se buffa 4 volte, io ho 8.4 azioni, quindi attacco 4 volte. Di conseguenza Tingyun mi diventa un'unità neutrale che né genera né consuma skill point, idealmente parlando, perché poi da turno a turno è diverso. Ci sono i turni in cui li genera e i turni in cui li consuma, ma nel totale della battaglia che prendiamo in considerazione non ne genera né ne consuma. Ora, questo ovviamente se noi teniamo Tingyun con 112 di speed che è la sua base. Ma cosa succede a questo discorso se la nostra Tingyun magari ha delle scarpe con speed che gli danno 125 di speed a endgame? E chiaramente è una scelta di building, non è obbligatorio, ma no? Arriviamo a 137 di speed. Cosa succede a 137 di speed? Che le azioni di Tingyun non diventano più 8, diventano 10. E siamo di nuovo lì. Se diventano 10 significa che le skill di cui avevamo bisogno sono sempre 4, come abbiamo visto prima, ma abbiamo due attacchi base in più. Di conseguenza Tingyun idealmente diventa un generatore, anche se piccolo, più un buffer ovviamente, no? E questo è per farvi capire come influenza poi buildare o non buildare la speed su dei personaggi e che personaggi effettivamente hanno bisogno di... Perché ricordo che comunque scegliere la statistica speed significa che tu stai togliendo dei danni da un certo aspetto, dall'altro aspetto però magari ne stai aggiungendo molti, quindi è molto importante tenere in considerazione questo aspetto qui, no? Ora, cosa succede se noi all'equazione di un team non prendiamo nello specifico Tingyun e Zila, però prendiamo un team dove c'è Asta? Perché Asta io credo stia venendo molto sottovalutata da molte persone. E non parlo solo del buff di attacco, dal fatto che rompe gli scudi in maniera allucinante, eccetera, eccetera. Parlo del fatto che Asta, l'ultimate di Asta, e magari vedo se non faccio danni a spostarmi poi in basso a destra, ecco qui, aumenta la speed ai nostri alleati di un certo valore flat in base al livello dell'ultimate. Ora, l'ultimate di Asta costa un bel po', quindi tenerla up ogni due turni è un bel po' difficile, ma ogni tre direi che è fattibile, ok? In ogni caso, idealmente a inizio endgame abbiamo la skill di Asta dal 6 all'8, poi possiamo portare al massimo al 13, ma con un altro discorso, a meno che non ce l'abbiamo costellata, ma comunque. Ok, prendiamo ad esempio Asta livello 8, la sua ultimate aumenta la speed di tutti gli alleati per due turni di 45. Ora, come cambia qui se io do 45 di speed? Supponiamo che riusciamo a tenere per map 45 di speed in più su tutto il nostro team. Quindi qua arriviamo a 182. Guardate quante azioni in più abbiamo. Quanto danno in più Asta solo dando speed agli alleati ci permette di avere. Quanta rigenerazione in più ci per... Qua ovviamente le skill continue un po' diventano 5, i basic attack diventano 8, no? Come cambia totalmente la presenza di uno speed buffer nel nostro team? È incredibilmente diverso. Ovviamente poi si buffa anche quella di Asta, ok? Però qui è solo per farvi capire quanto la speed influenza totalmente su un calcolo del genere. Perché non c'è solo la speed che voi buffate, c'è anche la speed che voi togliete ai nemici da fare nei calcoli. C'è la speed che i nemici tolgono a voi a fare nei calcoli, d'accordo? Sono tante, tante, tante cose da tenere in considerazione. Però è un ottimo, davvero, lo trovo un ottimo strumento per farvi capire in che modo e la speed influisce sui combattimenti e come potete buildare un team sapendo quanta speed ha ognuno dei vostri personaggi, ok? Ora, dire che io metto Zila e che attaccherò, skillerò solo quindi 14 volte con Zila è surreale, non è vero. Di sicuro farò degli attacchi base, ok? E poi, c'è da dire un'altra cosa, perché Zila, poi l'attacco base di Zila non è neanche brutto, tra l'altro, no? Perché comunque, fammi vedere, vediamo se lo troviamo. Eccolo qua. Quando usiamo il nostro attacco base, il prossimo turno di Zila viene portato avanti del 20%, quindi cambia ancora drasticamente il come va tutto questo calcolo qua. Non è un simulatore di battaglia, ma per quanto riguarda
capire come fare un team basandomi sulla generazione, basandomi sulla speed, secondo me è un bello strumento e spero che vi ho aiutato a capire come utilizzarlo, come funziona. Ultima cosa che voglio aggiungere è che quando c'è questo calcolo degli skill point che si fa, d'accordo? Quindi magari che qua sta, facciamo finta che faccia un... cerchiamo di finire il team e poi vediamo, ok? Chiaramente non è il team esattamente che dovete fare, ma per fare un esempio, Asta vuole tenere la sua skill per map, quindi per assurdo, e per assurdo sarebbe uno skill spender Asta, ok? Perché vuole tenere la sua skill per map per buffare gli alleati, ma in ogni caso, supponiamo che poi sto usando un healer, perché giustamente magari sto usando un healer, poi ho il buff di 45 di Asta, quindi arriviamo a 143. Quindi Natasha fa 10 azioni, ok, no? Quindi praticamente qua ci troviamo sotto come un treno facendo i calcoli così. Ripeto, non succederà mai che tu fai solo la skill con Asta, fai solo la skill con Zila, oppure fai quel tot di skill con Ting Yun, con Natasha, cioè non succederà mai. È impossibile, idealmente non succederà mai. Ma questo era un attimo per far finire il calcolo. Quello che voglio dire è che mancano delle cose, manca tutta la speed che voi avete nel gear, mancano gli effetti di controllo che fate agli avversari, che rallentano gli avversari, che di conseguenza cambiano il numero di volte in cui attaccate voi e in cui attaccano gli avversari, mancano gli effetti che gli avversari fanno a voi, e manca tantissima roba, e come ad esempio magari le relic. Abbiamo un healer, Natasha, sicuramente gli giocheremo questo set di relic qua che aumenta le cure e recupera uno skill point all'inizio della battaglia e siamo uno in più. Inoltre, quando iniziamo la battaglia non iniziamo a 0 skill point, perché questo è un calcolo fatto iniziando a 0 skill point, iniziamo a 3, quindi in realtà con un healer siamo sempre a 4, quindi iniziamo la battaglia con 4 skill point. Ci sono tanti aspetti da considerare, però è un ottimo strumento per iniziare ad avere un'idea di come mettere insieme le unità, come funziona la generazione di skill, il consumo, la speed, i turni, yada 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 yada. Quindi spero sia stato utile, ok? Spero davvero sia stato utile. Noi ci vediamo tutte le sere sul mio canale Twitch fino all'uscita di Star Rail. Poi ovviamente da quando c'è Star Rail ci vediamo mattina, pomeriggio, sera, notte, quando volete voi. Facciamo un review dei personaggi ogni sera dalle 8:30, non so quanto durerà, niente di che, però è qualcosa di carino che facciamo insieme sul mio canale Twitch, trovate il link in descrizione. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, intanto io vi lascio due video qua, 10 cose da sapere prima di iniziare anche a Star Rail, e poi vi lascio anche il video su come funziona la speed effettivamente, che ve la spiego in maniera un po' diversa, anche se qua è molto più pratica, quindi vabbè, spero sia utile, noi ci vediamo alla prossima, fate i bravi e bella! Y'all dizzy on the chair right now. Y'all hear on the chair right now. I'm about to go out.